stanchezza primaverile, parola d'ordine in base alla stagione che stiamo vivendo. Come fare attraverso le piante medicinali? Abbiamo con noi il dottor Pietro Mascheri, farmacista e fitoterapeuta. Allora, questa è la parola d'ordine in questo specifico momento dell'anno, è vero? Allora, c'è proprio a primavera una stanchezza cronica, è proprio una sindrome, che è quella della stanchezza cronica. Allora, come combatterla? La stanchezza cronica innanzitutto ci abbassa le nostre difese immunitarie, ci dà senso di apatia, voglia di non far niente, di non alzarci la mattina da letto, e allora la natura ci offre le sue piante medicinali per poterla appunto combatterla e per poter superare questo momento, attraverso delle piante che si chiamano appunto piante adattogene, cioè che adattano il nostro organismo a nuovi input, a nuovo stress, ai nuovi impegni che quotidianamente ognuno di noi ha. E allora le possiamo annoverare, incominciamo subito con la prima, che è l'eleuterococco. L'eleuterococco è una pianta che con i suoi principi attivi, eleuterosidi si chiamano, va ad aumentare la resistenza alla fatica. Quindi è un immuno, anche un immuno stimolante, ci aumenta le difese immunitarie. Poi abbiamo il ginseng che contiene i ginsenosidi e aumenta il glicogeno, il ginseng, a livello muscolare, quindi aumenta la benzina, aumenta la nostra energia ed è fondamentale. Poi abbiamo il Cordyceps sinensis. Il Cordyceps sinensis è un fungo che aumenta l'ATP, cioè a livello mitocondriale, cioè stimola i mitocondri cellulari ad aumentare l'adenosin trifosfato, che sarebbe poi la nostra energia a livello appunto muscolare. Poi abbiamo un'altra pianta che è la rhodiola rosea. La rhodiola rosea è perché nella stanchezza primaverile abbiamo anche un leggero senso di depressione, di malinconia. Ebbene, la rhodiola rosea ci aumenta i due neurotrasmettitori fondamentali, che sono la dopamina e la serotonina, quindi ci aumenta il buon umore con il suo salidroside e nello stesso tempo, oltre che il buon umore, ci dà senso di sazietà. E anche questo mi sembra abbastanza importante in questo anche in questo perché uno periodo, quando è stanco, un po' depresso, insomma il cibo è quello che ci fa proprio da collante, no? Ma soprattutto gli zuccheri, no? Ci attirano gli zuccheri. Poi abbiamo le altre due piante fondamentali, che sono quelle della concentrazione, perché noi dobbiamo avere anche la concentrazione. Che quando siamo stanchi non abbiamo. Che non abbiamo quando siamo stanchi e non ci viene nemmeno voglia di far niente, mentre con la concentrazione abbiamo anche più stimoli. E abbiamo la bacoba monnieri, la Huitania sonnifera, che sono dei precursori dell'acetilcolina. L'acetilcolina è il neurotrasmettitore più importante del nostro cervello, è quello che crea i dendriti e gli assioni, cioè i filamenti che collegano un neurone a un altro neurone, che creano le sinapsi, cioè il collegamento fra neuroni, dove passa tutta l'informazione, dove passa i nostri ricordi, la nostra memoria, e quindi è fondamentale. In più la bacoba va a inibire l'acetilcolina esterasi, che è quell'enzima che elimina l'acetilcolina dai nostri neuroni. Quindi le sinapsi, quindi la concentrazione è fondamentale con queste due piante. Allora noi potremmo stabilire una tipologia oggi, perché noi sappiamo, l'abbiamo detto altre volte, che la fitoterapia deve essere applicata al soggetto, cioè ogni soggetto deve avere la sua... Infatti era questo, dico, tutte le stanchezze possono essere uguali? No, no, non sono uguali, anche perché siamo soggetti diversi, uno diverso appunto dall'altro. Allora, per esempio, per gli studenti oggi, no, che devono affrontare le ultime fatiche della fine poi dell'anno... Poi anche gli esami di Stato. O gli esami di Stato. O gli esami universitari. O gli esami dell'università. Allora, io consiglierei sempre un fitocomplesso, cioè totum delle piante messe assieme in sinergia fra di loro. Per esempio l'eleuterococco, che aumenta la resistenza allo studio e quindi la volontà di studiare anche a lungo, assieme alle altre due piante che ci danno la concentrazione, cioè la Huitania e la bacoba. Mentre per gli sportivi, no, che devono fare delle performance, e le tre piante fondamentali sono il ginseng, l'eleuterococco
e il Cordyceps sinensis, che aumentano sia le difese immunitarie, ma nello stesso tempo aumentano la benzina, aumentano l'ATP, aumenta la resistenza appunto alla fatica. Poi abbiamo le persone anziane, anziane che hanno bisogno, che sono anche un po' tristi, un po' depressi molte volte, e allora gli consiglierei la rhodiola rosea assieme a che cosa? Alle due piante che danno la memoria, la concentrazione, e cioè la witania e la bacoba. Quindi lei poi, giustamente diceva, cioè ognuno di noi ha la sua caratteristica, quindi anche le piante medicinali vanno associate in base a quella tipologia di stanchezza che noi possiamo avere, alla nostra età, a quello che facciamo durante la giornata. Cioè tutta la tipologia delle persone, no? L'abbiamo già annoverata in parte, rimane l'ultima che è quella, siamo noi, no? I manager, top manager. Perché c'è anche quella, la stanchezza. Sì, mi vengono in mente, ma soprattutto tutte quelle persone che devono avere delle decisioni abbastanza pronte, devono essere concentrati e hanno dietro la loro, diciamo, azione anche la sorte di altre persone. Parlo appunto dei politici, parlo dei chirurghi, per esempio, parlo dei giornalisti, parlo appunto di tutti noi. Ebbene, allora io metterei assieme, consiglierei l'eleuterococco sempre per la resistenza, la bacoba per la concentrazione e, perché no, anche la rhodiola per l'equilibrio, ma soprattutto appunto per il buon umore e per la serenità di agire al di fuori appunto dello stress, senza stress, ma soprattutto in piena concentrazione e in piena energia. Le abbiamo affrontate tutte le categorie. Sì, per quanto riguarda l'alimentazione, un consiglio e poi... Sì, l'alimentazione è diminuire la quantità di zuccheri, perché i zuccheri sono stressogeni, quindi ci aumenta l'adrenalina, ci aumenta appunto lo stress, ci aumentano e ci abbassano le difese immunitarie, essendo appunto stressogeni. Zuccheri semplici, certamente. Meglio i cereali, che sono sia ci danno sia l'energia, ci danno sia le proteine e hanno un indice glicemico abbastanza basso. Poi, ripetiamo sempre, almeno 4-5 volte frutta e verdura durante la giornata, estratti e frullati, tutto quello che volete, meglio gli estratti, da bere a piccoli sorsi, bere molto, idratarci, soprattutto adesso che andiamo verso un periodo estivo. Anche perché l'acqua, non dimentichiamolo, oltre che dissetarci, è un macronutriente importante. L'ultima cosa è che queste preparazioni sono preparazioni galeniche, devono essere fatte in farmacia. Ad ogni soggetto deve essere messa una pianta a una certa concentrazione, una diversa dall'altra, a seconda appunto del soggetto. E attraverso queste piante potremmo appunto eliminare la stanchezza primaverile, aumentare le nostre difese immunitarie, eliminare lo stress e, perché no, essere anche più sereni e più positivi. Con noi stessi più che altro. Positivi e meno depressi. E allora ringrazio il dottor Pietro Mascheri con i suoi consigli attraverso appunto le piante medicinali.